Buonasera ragazzi, benvenuti sulla prima live del canale Twitch per quei temerari che sono riusciti a passare di qua piuttosto che sul famigerato YouTube. Però purtroppo ragazzi, è andata così, è andata male quella sera, abbiamo voluto fare i temerari, abbiamo fatto la live e ci siamo beccati uno strike. Assolutamente indegno. Vabbè, va bene così, è andata male. Adesso bisogna adattarci. Bisogna adattarsi, perdono. E oggi invece siamo qua per parlare della nuova campagna Saiyan Warrior Celebration. Che ci porta di nuovo questa nuova campagna? Una serie di eventi che adesso andremo ad elencare. Ce l'ho scritto qui sul mio palmare. Quindi, ragazzi, nuova campagna. Io tra l'altro non so se. Non ti conviene fare un piccolo video per avvisare di questa live? Forrest, penso che sia veramente abbastanza superfluo ogni volta dover fare un video per avvisare di una live, non lo so. Onestamente non so nemmeno precisamente come funzionano i feed su Twitch. È per me una nuova piattaforma, quindi non lo so. Ho un po' condiviso la cosa sui vari social, ma adesso vediamo un po' nel futuro come riscontrare. Lo so, mi viene il male solo a pensarci, però purtroppo è andata così, ragazzi. Quindi magari chi si recupera la live dopo. Ma torniamo a noi, facciamo i seri. Elenchiamo i vari eventi. Sono 16 eventi, ragazzi, 16 eventi per questa nuova campagna che è iniziata oggi. Inizia oggi ufficialmente, ma il login bonus, anche se non è ancora uscita la lista di quali saranno i premi giornalieri per il login, dovrebbe iniziare questa notte. Quindi, login bonus giornaliero, di conseguenza anche le special mission giornaliere, che dovrebbero dare come al solito tanti oggetti e qualche stone forse. E proprio parlando di stone, anche gli sconti, i classici sconti alle stone, classico 3 per 1, e poi ci sta quella da 12 stone a 80%, eccetera, eccetera. Classici sconti. Nuovo Dokkan Festival, che vi faccio un attimo vedere, che è questo qua. Quindi nuovo Dokkan Festival, nuovo batch. Baci che ragazzi io vi sconsiglio proprio di cioè, io personalmente la evito come la peste. Ah, ok, grazie Forrest. Quindi nuova summon e di conseguenza con il nuovo evento arrivano i due Dokkan Festival, in uno dei Dokkan Event, Goku Super Saiyan 3 Angel e Masked Saiyan, che poi andremo a vedere con calma. Poi un'altra cosa che invece sarà attiva dal 20 di questo mese, la nuova summon che vediamo qua in schermata, quella relativa all'evento di Bio Broly, per intenderci, quindi nuova summon e nuovo story event di Bio Broly. Poi cos'altro c'è? Tante cose simpatiche. Allora ci sta l'evento di Quimby Pan che sarà disponibile tutti i giorni a partire da questo sabato. Poi c'è il ritorno della storia di Metal Cooler, il ritorno della storia di Kid Saiyaman. Storia, basta. Ormai sono diventati obsolete.
C'è l'evento, lo story event che ritorna di Broly contro il trio della Kamehameha Family, che si potranno portare a tour per chi non l'ha fatto in passato. Nuovo livello della Boss Rush, quindi perfetto, ci sarà il nuovo livello della Boss Rush e quindi altre stone per noi. La cosa più interessante di questa campagna è ci saranno l'evento delle orbe aperto tutti i giorni, quindi perfetto, tante orbe per noi e la cosa ci fa piacere. Ultime due cose, gli eventi di Super Strike saranno disponibili anche nel weekend, divisi fra buoni e cattivi il sabato e la domenica, e per ultimo, come al solito, ci saranno i saldi nel Baba Shop, quindi i classici PG da 30.000 punti costeranno 21.000, eccetera, eccetera. Ciao Idra! Ragazzi, purtroppo è difficile riuscire a portarvi tutti da YouTube a Twitch, è un bel casino, è un bel casino. Quindi mi sa che dalla prossima volta valuterò se fare, diciamo, un piccolo spot su YouTube per avvisare. Questa volta è andata così, cioè alla fine è anche la nostra prima live ufficiale che facciamo su questo canale, anche se in realtà ieri ho fatto un test, ma non ve ne è traccia sul canale, non è rimasta traccia sul canale del test che ho fatto ieri. E niente, questi erano i 16 eventi in cui andremo incontro in questi giorni di festival. Questa è la batch, ritorniamo a vederla con un cambio, c'è cioè una piccola modifica rispetto a quando è uscita nel Jap. Mi pare che sia stato inserito il Broly fisico a discapito di Trunks Int, forse anche Vegito non era presente. Sì, forse anche Vegito non era presente. Dovrei andarla a rivedere, ma non è importante. Alla fine ci hanno provato in tutti i modi a rendere accattivante questa batch, ma con Gogeta, veramente con Gogeta alle porte. Lo so, la vedo, è un po' rischiosa come batch, quindi consiglio di pullare soltanto a chi ha veramente tante stone. E se avete il team tech completo e quindi vi manca il leader. Per il resto io sono della filosofia che chi si accontenta gode, e infatti con il nuovo evento in corso potremo portare a tour il Goku Super Strike per farlo diventare, no, Super Strike, scusate, Epic Showdown per farlo diventare Goku Super Saiyan 3 Angel, e quindi io personalmente mi giocherò quello a discapito di quello là pullabile che preferisco non toccare per niente. E infatti Hydra ci fa sapere che è pauroso, pauroso Goku Angel Free to Play. Buonasera Maurizio. Ragazzi, se siete da PC vicino al cuore del follow c'è una freccia, schiacciate e fate notifiche on. Se siete da applicazione sul cellulare, schiacciate l'ingranaggio delle impostazioni. Scorrete un po' in basso, mettete notifiche live, per finire fate applica. Grazie Forrest Ita per queste informazioni, che sicuramente per chi di voi è più abituato a Twitch, cosa che non sono io, è una gran cosa, è una gran cosa. Grazie dell'aiuto che mi state dando, ragazzi. Ciao Gotico Power 00. Tra l'altro, ragazzi, se qualcuno di voi viene da YouTube e ha un nome diverso, magari me lo fa sapere, perché forse non ricordo benissimo tutti i nomi. Magari se mi fate sapere il vostro nick di YouTube, posso subito ricollegare. Andiamo avanti. E che vogliamo vedere adesso? Vediamo subito che con i nuovi eventi, in particolare, partiamo
partiamo dal Docker Event di Masked. Andiamo a analizzare i nuovi PG disponibili. Eccolo qua, il bellissimo, se dire, Masked Cyan Bardak, pullabile. Non è un PG esclusivo, quindi d'ora in avanti lo troveremo disponibile in tutte le batch. Chiaramente in questa batch è in retap, quindi se desiderate questo PG, diciamo che è buono cercare di pullarlo qua, ma comunque in futuro lo ritroveremo. Vediamo se nel frattempo. Sì, Maurizio, ho detto che non ti avrei salutato più, infatti. Ciao Federico. Ah, sei lucky the best. Ok, perfetto. Lo so, fammi sapere quale preferisci, se preferisci essere chiamato Forrest o Lucky the Best. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Comunque, vediamo questo Bardak, ragazzi. Oggi mi sento particolarmente impacciato, non lo so. Sarà la piattaforma nuova. Allora, ragazzi, Masked Cyan, leader skill più 3 key HP, attacco e difesa 50% a tutti. Quindi è in assoluto il primo leader globale che non fa differenza fra extreme e super. Quindi potrebbe essere interessante per chi lo pulla, tentare di fare dei team misti. Vi potrà essere in futuro aiuto come leader in torneo in un team misto. Però per quello che mi riguarda, il boost che ha nelle statistiche per il momento, cioè, lo trovo veramente troppo basso. Questo chiaramente è la versione tour, quindi vi lascio immaginare la versione UR anche meno. Lo trovo, per quel che se ne può dire, un meta un po' troppo obsoleto per quello che andremo ad affrontare da qui in avanti. Ma in realtà già da un po' che stiamo affrontando diciamo, siamo ormai nel 120% di statistiche, che è tutto un altro pianeta. Però vabbè, questo Masked alla fine non si pulla e non si gioca tanto per la leader, ma per quello che poi in per sé il PG, che causa immense damage e debuffa attacco e difesa con la special, molto interessante. E la passiva, ragazzi, è veramente enorme, con un più 50.000 di attacco e un più 20.000 di difesa quando i nemici sono due o inferiori. Quindi veramente un bel PG. Bel PG che tanca, fa bei danni. Purtroppo non ha assa farmabile perché si chiama Masked Cyan, e quindi già di per sé Bardak è un bel po' difficile da maxare, visto che non c'è un Bardak decente free to play. Però purtroppo questo in ogni caso non ha assa farmabile. E i link sono Cyan Lineage, Cyan Warrior Race, Brutal Beatdown, Berserker, Over 9000. Veramente è un link che non ne ho mai capito l'utilità. Prepare for battle e fierce battle. I link sono carini, carini. Diciamo che poteva essere un pochino meglio come link, però non ci lamentiamo. È tutto sommato un bel PG.
Ciao, White Gay. Beh, in questi giorni no, non è che non c'è proprio niente da fare. Magari ti potresti formare varie copie di Goku. Non lo so, magari se vi interessa vi potete cominciare a farmare le copie di Goku. Un po' noiosetto come cosa. Vabbè, comunque andiamo avanti, vediamo un altro DPG nuovi, di nuovi tour. Cioè, rimaniamo su Bardock, sempre con questo evento possiamo portare a tour il Bardock Tech. Bellissimo questo Bardock Super Saiyan Tech. Grandissima spalla del Goku LR nel Team Tech, quindi è importante questo tour. È un PG che a me piace particolarmente. Vediamolo nel dettaglio. Tra l'altro, non è male neanche con la leader, perché se vi manca il leader tech o Goku oppure il Gotenks vecchio o chi che sia. Comunque, con la leader skill dà un più 3 ki e un HP e difesa del 70%. Manca l'attacco, ma tutto sommato si può tamponare come leader. Inoltre, dalle statistiche sia ai tech che a GL, si può creare qualcosa di simpatico. Caso Supreme Damage, ma soprattutto, ragazzi, questo è un sealer. Sappiamo quanto i sealer sono OP in questo gioco. Con la passiva è un Orb Manipulator, ma lo era anche prima del resto, solo che prende un 40% in più di attacco, quindi attacco 40% e cambia le sfere STR in sfere tech. Carino, molto carino. I Link sono Golden Warrior, Super Saiyan, Family Ties, quindi spalla incredibile. Di Goku, Saiyan Pride, addirittura The First Awakened, Prepare for Battle e Fierce Battle. Bello, un PG veramente bello da tenere nel Team Tech. Magari se riuscite ad averlo anche con Ability, riesce anche a tankare e quindi a essere un pochino più solido come PG. I danni, insomma, si può portare a Sa 10 con i Bardock AGL abbastanza comuni, però diciamo che non è esattamente il suo ruolo quello di fare danni. Passiamo avanti e vediamo invece l'altro Bardock, sempre Sealer, però quello fisico. Leader che dà più 2 ki a tutti e HP, attacco e difesa 20%. Diciamo un leader globale un pochino minore del Masked Saiyan, ma molto molto minore del Masked Saiyan. Però ok, va bene. Supreme Damage, Sila con la special e con la passiva invece dà più 2 ki e attacco del 20% a tutti gli alleati finché gli HP sono 30% superiori, quindi è un buffer simpatico, buffer sealer. Bella roba per il team fisico. Magari se non avete il Gotenks, ecco, se non avete Gotenks Super Saiyan può essere una buona alternativa. Per quanto riguarda il fatto dell'essere sealer, per quanto riguarda il fatto dell'essere buffer, abbastanza sostituibile con una marea di PG fisici che fanno da buffer, però può essere un compromesso. Se non avete né uno né l'altro, ci piazzate questo, può essere un bel compromesso. I Link sono simpatici, simili a quello precedente. Super Saiyan, Family Ties, Team Bardock, Saiyan Pride, Prepare for Battle, The First Awakened e First Battle. Non male, ma c'è di meglio. Eh sì, Bardock Tech fa gola, ragazzi. Angelo, come dovrei affrontare l'evento di Goku Super Saiyan 3? Guarda, Gotico, io sono riuscito persino a farlo con il team Extreme AGL.
Tra l'altro la run la vedrete dopo la live, questa la run contro Goku Super Sentai la vedrete sul canale di Naraku, ragazzi. Buonasera Raff, penso Raffaele Martino dovresti essere. Buonasera. Comunque, passiamo avanti, vediamo l'ultimo Bardock che va a tour con questo evento. Che attenzione, ragazzi, questo, forse non tutti l'hanno notato, ma questo Bardock, quello STR che va a tour, non è Super Saiyan, ma è Super Saiyan 2. Quindi, nel caso in cui in futuro vorreste giocare questi PG nel team Revived Warrior, quindi nel team con Golden Freezer leader, si possono giocare in coppia sia i due Bardock precedenti che questo. Questo, tra l'altro, rispetto ai due precedenti, non è Sealer, ma è un Bone Buffer. Vediamolo un attimo. Leader skill più 2 ki a tutti, HP. Attacco e difesa 30%, leggermente meglio del precedente, cioè di quello fisico, ma poca roba. Casa Supreme Damage e si aumenta l'attacco per 6 turni. Caruccio. Tra l'altro, questo qua l'hanno reso acquistabile con i ticket con il Pilaf. Sì. E la passiva invece da 30% a tutti gli alleati finché gli HP sono 30% superiori. Un bel buffer, facilmente sostituibile in futuro con ma anche col Gohan torneo, cioè io giocherei preferirei sempre giocare il Gohan torneo piuttosto che lui, o comunque una copia in forma Super Saiyan 3 di Goku GT, non Grande Scimmia. Preferirei giocare loro. Però vabbè, rimane comunque un bel PG. Golden Warrior, Super Saiyan, Team Bardock, Saiyan Pride, Family Ties, Prepared for Battle, Fierce Battle, sono i Link. Sì, i Bardock hanno veramente tutti quanti delle artwork molto molto belle. Questa sera sono nella live di Ricky? Non lo so. Non lo so, penso un saluto venga a farlo sicuramente. I primi tornei, sì, non li danno subito, ragazzi. Non li hanno ancora dati. Penso li daranno in questi giorni. Comunque, state tranquilli, tutti verranno accontentati. Passiamo avanti invece con l'evento di Goku. Abbiamo questi nuovi tour qua. Il primo a vedere chiaramente il Neo God Leader Goku Super Sentai, il tanto odiato. Tanto odiato perché tutti speravamo in una modifica nel Global e invece è rimasto tale e quale. Vabbè, va bene così. Quindi Goku Super Saiyan 3 Angel Tech, Neo God Leader del team Super Tech, più 3 ki e attacco e difesa HP 120%, e invece 50% è un ki generico. Causa immense damage e rara chance di stunnare. E questo, ragazzi, secondo me, cioè, questo è il vero insulto di questo PG. Non tanto la meccanica delle Orb Rainbow, che è un po' particolare, non esprime il suo massimale con quello, ma secondo me è proprio l'effetto secondario della specie che lo rende un PG inferiore agli altri, non di merda come. Di merda no, ma è inferiore. Ragazzi, è obiettivamente inferiore agli altri. Ma gli altri hanno debuffing, boost di statistiche. Ma fondamentalmente questo rara chance di stunnare, ma a che serve? Cioè, è poca. Lo stun ormai non serve quasi più a niente perché i Dokkan Event nuovi sono quasi tutti quanti immuni, quindi
Lo so, è a me questo che non è mai piaciuto di questo Goku. La passiva cioè posso sorvolare il fatto che la meccanica delle Orb Rainbow comunque è limitativa, ma del resto c'ha già un 120% di attack base, quindi passiva che sì, ragazzi, la passiva è grossa. Tra parentesi, questo Goku ha sta farmabile, quindi con molta calma ve lo portate a 6-10. Se non volete tagli Old Kai, quindi 120% è un bel danno, più 20% per ogni Orb Rainbow presa. Quindi tutto sommato è un bel DPS, ma è solo quello e nient'altro. I link sono Golden Wario, Super Saiyan, Saiyan Lineage, Ovarina Flash, Limit Brain Form, Revival e Fierce Battle. E infatti, con il revival che ha tre link e il fatto che porta un'aureola, si può giocare nel team Revival Warrior, oltre che nel suo team tech. Ciao, Fredo. Angelo 18 Gain, do 9 a Omega STR, li tengo. No, ma tienili, Omega STR. Infatti, anche lui è d'accordo con me, no, assolutamente. Io all'epoca glieli diedi gli Old Kai a Omega STR e non dico che me ne sono quasi pentito, ma però vabbè, quando glieli diedi io, diciamo che aveva ancora un senso perché era appena uscito, quindi non c'era ancora Goku. E di conseguenza il team STR con Omega. Vale la pena fare due multi? No, due multi secondo me no. Cioè dipende quante stone hai. Io sto sconsigliando di pullare, ragazzi, perché cioè, alla fine Gogeta è veramente alle porte. Quindi se siete free to play, se comunque vi state conservando le stone, non lo so, lo vedo un po' eccessivo. Tra l'altro, ragazzi, sono Dokkan Festival senza nemmeno le batch scontate. Cioè, come si dice dalle mie parti, misuratevi la palla. Andiamo avanti, vediamo invece il Goku Super Saiyan 3 Angel Free to Play, versione tour del Goku di Epic Showdown, ragazzi. Veramente, veramente un bel free to play, ragazzi. Veramente un bel free to play. Leader skill che dà più 3 ki HP, attacco e difesa 30% ai tech, causa supreme damage e con la passiva, ragazzi, ha alta chance di aumentare il suo attacco del 180%. Minchia, minchia, veramente. Veramente. Quando gli si attiva la passiva, che con l'alta chance dovrebbe essere il 50% de delle volte. Quando gli si attiva la passiva è un grossissimo DPS, veramente. Veramente un bel PG. I link sono Golden Wario, Super Saiyan, Kamehameha, Ovarino Flash, Limit Brain Form, Blazing Battle. Link abbastanza superato, ma alla fine. Alla fine era quello là basilare che si portava dietro il Goku Epic Showdown. E gli è rimasto, va bene così. E c'ha anche Fierce Battle, quindi un bel free to play con Fierce Battle, ragazzi. E con una passiva interessante che quando gli si attiva veramente fa bei danni. Tra l'altro, se avete orb da dargli, si può portare anche full ability, un bel PG. Ovviamente fatelo full critico se avete intenzione di fargli l'ability. Io ho fatto una singola, al solito versi. Sì, no, io non manco quella, preferisco proprio non spendere stone. Io ho 844 stone più le 30 che prenderò per la nuova boss rush e qualcosa più story event, arrivo alle 400. Conservale tutte, Maurizio. Ok.
Fredo, fa Goku fisico. Ora lo vediamo, ora lo vediamo. 1 milione di crit in doppio Gotenks con un Gotenks manco a turno. Buono, buono, buono. No, è veramente un bel free to play questo Goku. Cioè, io ragazzi, è uno dei motivi per cui io non pullo su Goku, perché veramente preferirei giocarmi lui in team. Perché pullare e trovare il Goku God Leader vorrebbe dire non poter giocare lui. Io sono un maniaco del free to play. Amo veramente tanto il free to play. E sempre parlando di free to play, vediamo invece l'altro Goku free to play, quello là del Baba Shop che si compra con 777 gemme, tesori. Goku Angel Super Saiyan 2 che va a tour e diventa anch'esso Super Saiyan 3 Angel. Carino. Leader skill che dà ai fisici e agli STR più 3 ki HP attacco e difesa 30%. Caso Supreme Damage con rara chance di stunnare, quindi uguale al suo fratello God Leader. E passiva che dà più 3 ki, attacco e difesa più 7000 all'inizio del turno. Che facendo i calcoli, tutto sommato, non dico che fa bei danni, però se è riuscito a dargli anche l'ability, e quindi significherebbe comprare almeno due o tre copie di questo Goku. Ed è un bel casino visto che costa un pochino tanto. E mi pare che fino ad ora hanno aggiornato lo shop soltanto una volta. Non lo so. Non so se siete riusciti già a comprarlo in passato. Probabilmente potrete comprarne una seconda copia adesso. Comunque, tutto sommato, è un PG discreto che sempre con il farming di quello di Epic Showdown si può portare anche a Sa 10. I link sono Golden Warrior, Super Saiyan, Saiyan Lineage, Giovanna Flash, Limit Break Inform, Revival e Fierce Battle. PG interessante, che può essere anche una bella spalla nel team full fisico quando uscirà il Gotenks Super Saiyan 3 God Leader. Sì, ci saranno anche missioni giornaliere. Io ti consiglierei di non usare gemme per quello fisico. Perché Forest, cioè alla fine, guarda che i PG del Baba Shop quelli sono, Genio del Baba Shop serve a qualcosa? No. È solo un PG da collezione quello con i panni di Goku. Niente di che. Vediamo invece l'ultimo PG, ragazzi, l'ultimo PG che va a tour con l'evento di Goku, che è veramente un insulto questo qua. Goku Super Saiyan 2 Angel che va a tour. PG veramente brutto, 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 non assa farmabile. C'ha una meccanica particolare, ma adesso andiamo a vederlo. Leader skill tech e fisici più 3 ki HP e difesa 70%, un po' come il Bardock tech che abbiamo visto prima. Caso Supreme Damage e basta. Quindi non ha nemmeno un effetto secondario nella special. Passiva che dà più 5 ki e attacco 12.000 solo quando è il terzo ad attaccare. Quindi un PG che vi obbliga. Obbligato a stare in terza posizione per avere il boost della passiva. Bella cagata, bella cagata. PG che veramente si può usare, ma dovreste veramente non avere nessun PG tech da utilizzare. Io non lo giocherei mai nella vita.
Cioè, ci sono PG da mettere in terza posizione molto meglio di questo. Persino Jackie Chan è 10 volte meglio di questo PG, visto che è sia Sealer che Buffer, ma nettamente superiore. Però vabbè, è un PG che esiste, vediamolo. E i link sono Golden Warrior, Super Saiyan, Kamehameha, Saiyan Warrior Race, Prepare for Battle, Fierce Battle. Ma cioè non prende una dignità nemmeno nel team Revival Warrior, proprio un PG di merda. Angelo, non vedo conveniente farmarsi 9 Goku Free to Play Tech per dargli acquisto fisico, né penso sia conveniente usare tutte quelle gemme per fargli pure l'ability. No, quello sicuramente. Farmargli altre gemme per fargli pure la vita è da folli. È da folli, ma il mondo è bello perché è vario, perché esistono anche i folli che vogliono farlo, magari. Ma che dici, Maurizio? No, vabbè, sicuramente non è questo grande PG, però in mancanza di altro può essere interessante. E intanto, ragazzi, abbiamo visto tutto. Abbiamo visto tutti i PG che c'erano da vedere. Pensavo che sarebbe durata di più. C'è più il tempo che ho preparato, il tempo che ci ho messo per preparare le schede che quello che ci abbiamo impiegato per vederle tutte quante. Io tornerei a dare uno sguardo. Vediamo dove l'ho messo. Tornerei a dare uno sguardo comunque agli eventi. Così, che si sono fatte solo le 7. Quando non ti va la connessione, quando non ti va la connessione, non riesci a scaricarlo. Fai alterna tipo wifi o 3G, 4G. Feliciano! Sì, ci vuole un Feliciano, ci voleva. Comunque ragazzi, non so se stasera o domani dovrebbe uscire la run su Goku con l'Extreme AGL sul canale di Gigi. Run abbastanza, è stata abbastanza easy. Il problema vero e proprio sarà purtroppo Masked che... Col team Extreme AGL è tosto, veramente veramente tosto. Mentre invece con altri team lo vedo un evento abbastanza semplice. Vabbè ragazzi, io come prima live sono abbastanza soddisfatto e quindi sono quasi tentato di chiuderla già adesso. Anche perché c'è un pochino da fare e quindi mi dispiace, dovevi già salutare, però diciamo che come prima live ci possiamo accontentare. Magari, visto che non è durata neanche troppo, posso anche ricaricarla su YouTube, quindi chi non è riuscito a vederla, ma se è abbastanza folle da volersela rivedere tutta, se la rivede su YouTube oltre che su Twitch. Purtroppo, sì, purtroppo non posso farle su YouTube. Il problema è che ho preso lo strike. Ecco, cioè, per chi non è a conoscenza di questa brutta cosa che mi è successa, ho preso lo strike su YouTube per via di quella live che abbiamo fatto la notte in cui è uscito l'episodio di Super.
Per il momento sono, diciamo, in contestazione. Vediamo se riusciamo a risolvere la cosa. Uno strike assolutamente ingiusto, visto che comunque non abbiamo streamato l'episodio, c'è soltanto un commentary in live con la mia faccia, senza nemmeno le immagini, però a quanto pare abbiamo infranto la legge del copyright. Nonostante non ci sia stato alcuno stream, perché per qualche secondo si è sentito l'audio e perché comunque in chat si stava spammando il link dello streaming. Quindi per questi due motivi io ho preso lo strike su YouTube e non posso fare live fino all'anno prossimo. Quindi vediamo come va adesso su Twitch, ragazzi, altrimenti se vedo che la cosa non prende piede, magari mi apro un altro canale, ragazzi. Perché fino all'anno prossimo, fino a gennaio, così non può andare avanti. Vabbè, ragazzi, io vi ringrazio di questo pomeriggio. Sento vociferare di là, c'è un po' di casino, quindi meglio chiudere. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento a una prossima live che potrebbe essere anche domani. E ci vediamo comunque sul canale di Naraku per i due Dokkan Event con l'Extreme AGL che purtroppo devo affrontare. Una già registrata, la vedremo forse stasera o domani. Io do un grosso bacio, vi ringrazio per tutti quelli che sono venuti anche su Twitch e ci vediamo a un prossimo video, un prossimo live.